Allora, buonasera a tutti, grazie per aver accolto il nostro invito per essere qui questa sera con noi. Da parte mia personale, di tutta l'associazione di Celab, un sincero ringraziamento. Siamo qui questa sera a trattare un tema particolarmente importante, particolarmente delicato, un tema che ha a che fare con la vita di ognuno di noi, con la stessa esistenza dell'uomo, per cui impegnativo e, come diceva oggi la dottoressa Amato, un tema che spesso spaventa, mette anche un po' di quasi di soggezione, perché si tratta di parlare di una fase della vita che quasi sempre coincide con periodi di sofferenza, non solo fisica ma anche molto emotiva e psicologica. E abbiamo diversi ospiti che per la prima volta conoscono Celab, quindi sono qui con noi e hanno il piacere, noi abbiamo il piacere di conoscere loro, e per dovere di ospitalità ci sembra corretto spendere due parole sulla nostra associazione. Celab è un'associazione che esiste da poco più di un anno, è nata per volontà di un gruppo di amiche e di amici che si sono messi insieme per cercare di partecipare attivamente un po' alla vita sociale, alla vita culturale del nostro territorio. Lo facciamo attraverso idee, proposte, progetti che man mano cerchiamo di mettere in campo, che poi si traducono in iniziative, in manifestazioni, eventi che troviamo riassunti più o meno in quella sorta di reportage fotografico che abbiamo allestito su nel corridoio del cinema. E l'obiettivo è quello di cercare di essere utili un po' alla nostra collettività. Molti di noi sono anche amministratori presenti, sanno un po' la difficoltà sociale, economica in cui versano le zone interne, quindi per noi è particolarmente importante cercare un po' di muovere le acque, di dare un contributo, anche sollevando temi che possano riscuotere il vostro interesse. Dicevo, l'argomento di questa sera è un argomento complesso, l'argomento quello del fine vita. Il titolo che abbiamo dato, fine vita tra scienza e coscienza, già ha in sé molti aspetti che lasciano trasparire la delicatezza del tema. È un argomento assolutamente attuale, non nuovo, ma sicuramente attuale. Da molto tempo si dibatte di autodeterminazione, di fine vita, di scelte di coscienza e così via, ma di solito ci sono, diciamo, è la cronaca che detta un po' i tempi. Ci sono stati casi eclatanti come quello di Pier Giorgio Welby, quello di Eluana Englaro, piuttosto che più di recente quello di DJ Fabo, il momento in cui si parla tanto di, appunto, di scelte di coscienza. E c'è un elemento però adesso straordinariamente attuale, che è la legge 219. Finalmente lo Stato italiano si è dotato di una legge che prova a disciplinare questo ambito, ed è una legge giovanissima, è in vigore da gennaio di quest'anno, quindi pochi mesi, e quindi crediamo che meriti di essere compresa meglio, di essere approfondita, anche perché spesso le interpretazioni e le letture sono un po' superficiali da parte di noi tutti, perché un po', come dicevo prima, la delicatezza del tema, un po' magari è anche scomodo addentrarsi poi nelle maglie delle scucciture della legge, però questa sera abbiamo la possibilità e l'opportunità di uscire da questa sala con magari le idee un po' più chiare e con qualche consapevolezza in più. Un'altra ragione per cui noi siamo qui questa sera, che è anch'essa abbastanza legata un po' alla storia, seppur recente e breve, di Celab, è Severino Mingroni. Adesso un attimo è andato via. Severino Mingroni, molti di voi lo conoscono, per chi non lo conoscesse, abbiamo nelle brochure che abbiamo distribuito un po' tracciato un breve profilo della sua vita. Severino è una persona che da più di 20 anni ha a che fare con una grave disabilità dovuta a una patologia seria che l'ha colpito circa 23 anni fa, è un po', come dire, l'emblema di quella che si chiama LIS, Locked-in Syndrome, sindrome del chiavistello, tradotto in italiano, che poi, volendolo semplificare, significa chiuso in se stesso, chiuso dentro, perché pur avendo un sistema cognitivo assolutamente funzionante, Severino una mente lucidissima, anzi addirittura direi fervida, perché è molto, molto, molto acuto e anche molto determinato, e purtroppo non riesce a comunicare se non con alcuni ausili, sono quelli che stiamo vedendo adesso, attraverso uno strumento che si chiama Eat Mouse,
quindi con dei piccoli movimenti della testa lui riesce a digitare delle lettere, poi delle parole, quindi delle frasi. Nonostante questa gravissima limitazione, nonostante questa sofferenza che, insisto io, è sempre più emotiva e psicologica che fisica, lui non si è mai risparmiato nel rivendicare e riaffermare i diritti e la dignità delle persone gravemente disabili. Questa è una cosa che a noi di Luce Lab ha colpito particolarmente, ci siamo sentiti come dire, orgogliosi, anche fieri di poter essere un po' da poter fare da cassa di risonanza per quelle che sono appunto le sue richieste, le sue rivendicazioni. Prima di procedere adesso ascolteremo anche un messaggio che Severino ci ha voluto mandare. Per un attimo abbiamo come dire, quasi sfiorato la possibilità che potesse essere qui con noi fisicamente, ma non è stato possibile per ovvie ragioni sue personali, per cui ci ha mandato un messaggio che ascolteremo. Funziona praticamente nel modo in cui vediamo, praticamente lui digita questi pensieri che poi un sintetizzatore legge e quindi fa diventare proprio un messaggio audio. Quindi per poter, come dire, raggiungere l'obiettivo prefissato, quindi fare un po' chiarezza su questo campo, ci siamo affidati a dei relatori e degli ospiti che riteniamo siano le persone giuste per guidarci in questo percorso di conoscenza. La dottoressa Maria Amato, che molti di voi conoscono per ragioni professionali, ma che ricordiamo con affetto e con considerazione smisurata per quello che ha fatto, la legge di cui parlavo, la 219, ha molto di suo, quindi come ex parlamentare, allora parlamentare, si è battuta ed è stata assolutamente decisiva, la sua azione ha fatto sì che finalmente dopo tanti anni questa legge potesse vedere la luce. Mina Welby credo che non abbia bisogno di presentazioni, tutti la conosciamo di fama, la conosciamo per il suo percorso di vita, per la sua attività instancabile, gira l'Italia in lungo e in largo portando questo messaggio di solidarietà, di forza, di coraggio, ha un vissuto straordinario. Questa mattina l'abbiamo sentita raccontare ai ragazzi delle scuole superiori una piccola parte delle sue esperienze, viene fuori proprio il profilo di una donna veramente straordinaria che questa sera darà a noi tutti un ulteriore contributo di riflessione. Padre Nando, che ringraziamo per essere qui con noi, questa sera rappresenterà un po' più la visione più spirituale, quella che un po' riporta anche alle indicazioni della dottrina della Chiesa. Dicevo prima che il tema del fine vita è complesso, complicato, ha molte implicazioni e vanno assolutamente considerate quelle anche relative alla fede di ognuno di noi, per cui ci sono dei punti in comune che il padre Nando ci ha subito, quando l'abbiamo invitato, ci ha subito tracciato, che anche tra la visione laica e quella cattolica, che poi questa sera emergeranno e che anche queste saranno utilissime. E poi abbiamo Lucio Zinni, che credo amico di molti dei presenti, una persona che conosciamo e che abbiamo individuato subito come, diciamo, la persona giusta per moderare, per tenere un po' le file del ragionamento, perché oltre a essere un medico riconosciuto e assolutamente, come dire, competente, che lavora molto anche in contesti proprio pubblici, per cui è una persona che il dibattito lo vive quasi quotidianamente, ma poi è una persona poliedrica, una persona dei vigli interessi, dal cinema alla scrittura, anzi faccio una marchetta non prevista, io ho avuto insieme al dottor Gianni Massari il piacere di presentare il libro di Lucio Zinni, ve lo consiglio, tra l'altro ci sono dei tratti in quel libro che verranno sicuramente, riemergeranno anche stasera, quindi anche un fine scrittore, quindi proprio per questa sua politricità ci è sembrato la persona giusta poi per legare un po' tutti i ragionamenti che usciranno. Quindi detto questo, prima di procedere, di ascoltare il breve messaggio che Silvio ci ha mandato, ringraziamenti doverosi a tutti coloro che ci aiutano, ci supportano. Noi non amiamo molto la parola sponsor, quando siamo tra di noi in un'associazione, una parola che ci sembra un po' asettica, un po'. Abbiamo una serie di amici, aziende, persone che capiscono lo spirito volontaristico del nostro agire, capiscono l'impegno che ci mettiamo e ci supportano e ci danno una mano. Quindi sono aziende che condividono un pensiero, un'idea, ancora prima di condividere un supporto materiale. Quindi grazie
allo studio di Agnelli, di Antonino Agnelli, commercialista, grazie alla farmacia Serafini di Rita Serafini, grazie allo studio Masso Fisio di Salvi e al dottor Stefano Tassotti, un giurista che molti di voi conoscono, che anche lui ha voluto affiancarci in questo progetto. Grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco e all'assessore Di Lauro che sono qui con noi, anzi a Barbara, un massimo me ne voglio, ma un saluto particolare a Barbara che è sempre molto carina e disponibile con noi di Luce Lab, tutti gli amministratori, al sindaco di Antino e gli altri amministratori presenti. Grazie a tutti i medici, a tutti i componenti, diciamo, del settore della sanità che sanno cosa significa parlare di sofferenza, avere a che fare con situazioni, diciamo, molto, molto spesso complicate e anche a volte drammatiche. Grazie alla professoressa Costanza Cavaliere che ha condiviso con noi un percorso di avvicinamento a questo evento, ha voluto fortemente che anche i suoi ragazzi dell'Istituto Comprensivo Algeri Marino di Casoli venissero sensibilizzati su un tema così importante che questa mattina ci ha accolto in maniera squisita e ringraziamo, sempre attenta a collaborare con tutto ciò, tutte le sollecitazioni che vengono dal territorio. Quindi un grazie a tutti voi e un grazie particolare Dulcis in fundo, mi fanno segno di ricordare Silvano, ma avevo già avvisato, tieniti pronta, perché l'avvocato dottoressa Silvana Vassani la possiamo considerare a tutti gli effetti questa sera padrona di casa tanto quanto noi, perché quando abbiamo sottoposto a Silvana, mi permetto di chiamarla così confidenzialmente perché è anche una cara amica di Luce Lab, oltre che essere una stimato avvocato e soprattutto presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, quando dicevo abbiamo sottoposto a Silvana l'idea del potere, non solo ha apprezzato e ha, come dire, molto benevolmente dato un parere favorevole all'idea, ma addirittura ha rilanciato, perché ci ha dato il privilegio del patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano e ha accreditato l'evento come momento formativo per i suoi colleghi del foro di Lanciano. Quindi questo ci fa davvero molto piacere, ci gratifica molto. E per questo motivo, da padrona di casa, vi invito a condividere un saluto con tutta la platea. Grazie Nicola, troppo gentile come al solito, grazie a Luce Lab che confermo, quando Nicola mi ha parlato di questo evento, eccezionale evento della nostra zona, di approfondimento di una nuova norma, ho colto l'idea in senso più che favorevole e ritengo che allora quando sullo scenario legislativo compaiono delle nuove norme che meglio disciplinano i diritti e la dignità di una persona, lì deve esserci anche un avvocato. Viene sempre considerato l'avvocato del processo, l'avvocato che è nelle cause. No, l'avvocato non è solo l'avvocato del processo. L'avvocato è l'avvocato consulente e l'avvocato che deve indirizzare, che deve saper interpretare una norma al fine di meglio educare il rispetto della stessa norma. Rispetto al titolo, diciamo che la funzione dell'avvocato si distanzia, non me ne voglia il padre, l'avvocato non è soggetto etico, le prime nozioni che ci insegnano all'università è che un conto è la norma etica, un conto è la norma dello Stato. L'etica mi appartiene come persona, ma nello svolgimento della mia funzione istituzionale di avvocato io devo rispettare solo ed esclusivamente la legge. E allora quando una legge disciplina nuovi diritti o modifica alcuni diritti, perché i diritti che noi oggi leggiamo all'interno di questa norma sono diritti che sono, in questa nuova legge, sono diritti già garantiti dalla Carta Costituzionalità, dalla Carta Costituzionale. La dignità di un uomo va tutelata dal momento della nascita e ognuno di noi ha una diversa interpretazione della nascita, sino all'ultimo istante della propria vita. Questo cosa significa? Che essere evento formativo questa norma per noi avvocati significa
andare a interpretare meglio cos'è il consenso informato. Il consenso informato che è la prima parte della norma, quindi quel rapporto medico-paziente che diventa un momento di crescita nella gestione della malattia. Gestione della malattia da parte del professionista, gestione della malattia da parte del soggetto malato e di preparazione a tutte le fasi successive. All'avvocato cosa interessa è che quel consenso informato sia chiaro, sia comprensibile dal malato e dai parenti del malato, perché poi, qualora dovesse esserci una erronea valutazione o interpretazione del consenso, lì sì che possono nascere interventi di carattere giurisdizionale. L'avvocato è importante però soprattutto nella fase del quarto articolo, e vale a dire del consenso alla disciplina del trattamento. Sarà difficile riuscire a capire chi è il soggetto fiduciario, come verrà interpretato il soggetto fiduciario che sarà il vero reggente della volontà della persona malata. Ecco, tutti quanti questi aspetti, e mi rivolgo quindi ai colleghi, ma non solo ai colleghi, a coloro che vogliono servirsi di uno studio legale per meglio comprendere la portata della norma, tutti quanti questi aspetti sono importanti. E la norma non è una norma avulsa, è una norma che fa il paio e che richiama in maniera diretta, mi correggo dottor Zinni, con la riforma della responsabilità sanitaria che ugualmente ha visto la luce nel 2017. Ora, queste norme, che tra di loro non sono assolutamente slegate, danno al malato, al familiare del malato, la opportunità di entrare a contatto con il sanitario o con la struttura sanitaria in maniera più consapevole. Un ultimo richiamo, da un punto di vista anche della funzione dell'avvocato, e mi rivolgo al padre. Ricordiamo sempre che Sant'Agostino ha definito la Madonna nostra avvocato. Quindi la funzione dell'avvocato non è quella di giudicare né il soggetto né il fatto, ma di accompagnare il soggetto e il fatto. Bene, grazie. Procediamo. Un attimo, vi chiedo 40 secondi di attenzione per ascoltare il messaggio di Severino, che ha voluto fortemente condividere con noi tutti, e dopodiché passo la parola al dottor Zini, che gestirà un po' il dibattito, in cui poi ci saranno momenti in cui c'è spazio per i vostri interventi e le vostre osservazioni. Grazie ancora per essere qui e buon proseguimento. Nel 2007, mi sembra dal numero di settembre 2007 dell'agenda Coscioni, l'associazione Luca Coscioni mi definì il grande comunicatore. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti, tanto che da grande comunicatore sono diventato un comunicatore essenziale. Infatti, ho quasi abbandonato da 2 anni mail, blog, Facebook e altri social network, per comunicare essenzialmente tramite WhatsApp, come con Nicola di LUC Lab. Sì, anche io ho un cellulare come voi che mi ascoltate e mi vedete in differita, nonostante io sia pure tetraplegico e muto. Naturalmente, quindi, non uso il mio cellulare, esso è servito solo a mio cognato Gianni per fotografare il codice dell'applicazione che comprai 2 anni fa per 5 euro al negozio online della Apple. Tale programma si chiama Desk App for WhatsApp, è in pratica un WhatsApp sul mio desktop. Attualmente ho un Mac dal febbraio 2014, ma tale applicazione esiste anche per Windows. Quando non sono depresso, come ora, comunico abbastanza tramite WhatsApp, ma soprattutto guardo la TV sul mio desktop. Naturalmente, posso cambiare canale io a questa TV, grazie ad un LED mouse posto sul monitor del computer, che emana una luce invisibile, che colpisce un piccolo obiettivo che ho sulla fronte. Infatti, in inglese si chiama target. Tale luce invisibile si riflette quindi sullo schermo del mio Mac, diventando il cursore del mouse.
Sul monitor ho poi un mouse accessibile con tutti i click del mouse vostro, e con annessa una tastiera altrettanto accessibile. E il gioco è fatto, poiché posso gestire io il computer. Viceversa, quando sono in depressione, guardo quasi solo la TV. Oggi abbiamo molti canali TV a disposizione, ma io ho scelto questi unici 11 canali TV. Sì, i miei primi 36 anni e 5 mesi li ho trascorsi da normale come voi. Poi, a causa di una trombosi all'arteria basilare destra, muovevo solo la palpebra destra. Successivamente, con la fisioterapia, ho riacquistato un discreto movimento del capo, tale da permettermi di gestire il computer come suddetto. Tuttavia, il ricordo di quando ero normale torna qualche volta, mandandomi in depressione profonda. A questo si unisca che non ho una moglie, e così la depressione è sempre in agguato. Guardando la TV mi diverto, anche sentendo certi politici. Tuttavia, le risate diventano amare quando da questi politici dipendono le sorti di una nazione o del mondo. Si pensi, ad esempio, allo irresponsabile Trump che ha, sempre ad esempio, abbandonato l'accordo di Parigi sul clima, poiché dice che i cambiamenti climatici non esistono. Ora, come ho detto, non sono in depressione, ma ringrazio Eleuci e Labi per avermi dato lo stimolo di fare questo intervento per parlare delle leggi sulle date di disposizioni anticipate di trattamento, più conosciuta come legge sul testamento biologico. In caso contrario, avrei continuato a vedere la TV, ridendo a crepapelle, perché qualcuno è di nuovo candidabile, soprattutto se si va a votare entro l'anno corrente, come credo e temo. E, naturalmente, avrei continuato a comunicare con WhatsApp in particolare. Cogito ergo sum, diceva infatti Cartesio. Ma, recita un assioma di uno psicologo contemporaneo austriaco, naturalizzato statunitense, non si può non comunicare. E io posso comunicare, senza interposta persona, solo tramite un computer, che gestisco come vi ho scritto in precedenza qui. Che vita sarebbe la mia, se non potessi più gestire un computer? Ecco perché ho fatto un testamento biologico opportuno. E lo stesso si può dire per le persone normali fisicamente. Che vita sarebbe la loro se non potessero più comunicare in alcun modo? Di conseguenza, io, Severino Vingroni, anche nella mia qualità di consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, chiedo che le DOT siano inserite nella tessera sanitaria regionale. E, quindi, faccio un appello al presidente della regione affinché vi siano inserite. Infine, chiedo anche che i sistemi di comunicazione per chi non può comunicare verbalmente siano forniti senza ostacoli burocratici per eliminare barriere per tutti coloro che ne hanno bisogno. Grazie. Avete tutti ben chiaro il quadro, la complessità del tema, è stato già illustrato e tutti hanno detto cose diverse e tantissime altre cose ci saranno da dire. Non si esaurirà tutto nel marco di questa serata. Va riconosciuto all'associazione Luce Lab che è la prima iniziativa, a quanto risulti a me, in tutto il territorio frentano da quando la legge è stata approvata, ed è la prima iniziativa che si occupa di questo tema, che prende, diciamo, a pretesto la legge per allargare l'orizzonte, diciamo, al tema generale del fine vita, che non è solo terapia, come vedremo e come dice anche questa legge di cui stiamo per parlare. Ora consentitemi proprio due minuti per due premesse secondo me necessarie. La prima di esse attiene a un fatto assolutamente personale, cioè nell'invitare alcuni amici, in particolare due persone che non si conoscono neanche tra loro. Entrambe queste due persone, quando ho detto di venire a caso a parlare del fine vita con gli illustri relatori presenti, eccetera, entrambe mi hanno detto che non sarebbero venute perché avrebbero provato turbamento al solo dover parlare di questo fatto. Voglio dire, un primo elemento della complessità è in questo: trovare le parole per dirlo, per parlarne. E badate, qui siamo, come dire, seduti a tavolino, siamo in una confortevolissima sala, e non stiamo di fronte al malato, non stiamo di fronte alla persona
La seconda questione necessaria come premessa è un possibile errore nel quale potremmo incorrere tutti, e io stesso proprio poche parole fa sono incorso nel medesimo errore quando ho detto non siamo di fronte al malato. Cioè potremmo pensare, perché io sono medico, perché la dottoressa Amato è medico, perché Mina Welby è testimone, diciamo, in vivo di un evento accaduto con un malato che era suo marito, potremmo pensare che queste questioni riguardino i malati. No. Sgombriamo il campo da questo fatto. Questo riguarda tutti, qualsiasi età, qualsiasi genere, riguarda tutti. Il tema è il fine vita. La legge, che andremo ad illustrare fra pochissimo, si configura, diciamo, con l'acronimo DAT, che in realtà è l'articolo 4, ma la legge ha un altro titolo che è stato accennato dalla dottoressa, dall'avvocato Vassalli, che è il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Sono disposizioni anticipate di trattamento. Anticipate vuol dire che dobbiamo decidere ora, quando stiamo bene. È lì che bisogna, come vedremo, eventualmente nominare un fiduciario. E il fiduciario non è quello che decide al posto nostro, come vedremo. Il fiduciario è colui, mi corregga se sbaglio, è colui che verifica che quelle disposizioni vengano applicate puntualmente come io ho disposto. Questo dice la legge. Quindi riguarda tutti. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Ecco, questo per quanto riguarda le due premesse generali. Quindi siamo di fronte ad argomenti che causano turbamento, dove bisogna trovare le parole giuste, e noi imposteremo questa chiacchierata con gli amici qui presenti. Lasciatemelo dire, io sono particolarmente onorato di sedere a fianco a Mina Welby. Finora l'avevo vista in televisione, l'ho sentita al telefono qualche giorno fa, ma è un personaggio, come dire, che abbraccerei, che merita tutto il rispetto del mondo. Ma partiamo però dalla dottoressa Amato per un'altra questione, cioè le parole giuste per dirle. Io direi che il filo del nostro discorso, della nostra chiacchierata, deve partire da alcune parole che leggete sul volantino, sulla locandina dell'evento, e altre che sono collegate e che sono state in parte citate, in parte accennate. E queste parole sono l'autodeterminazione, sono la libertà, la dignità, la coscienza, il diritto, sono la dignità, non mi ricordo se l'ho già detto, sono la sofferenza, la vita, la morte, il modo di vivere, il modo di morire, tutto questo. Cercheremo di analizzare queste parole e io assegnerò, diciamo, un compito, una volta tanto che ho il potere del microfono, assegnerò a ciascuno dei relatori qualcuna di queste parole, dopodiché loro andranno certamente per la loro elaborazione, diciamo, nell'illustrarvi il loro pensiero. E con Maria, consentitemi, la chiamo così perché siamo amici da molto tempo, oltre che colleghi, con Maria vorrei iniziare da una parola che non ho ancora nominato. E la parola in questione è cura. Siamo entrambi medici. Cura, che significa moltissime cose. Se voi aprite un dizionario, un medio dizionario, troverete per la parola cura una serie di spiegazioni, di definizioni. Si intendono moltissime cose, dall'interesse solerte per una determinata cosa, all'attenzione, al fare attenzione, fino al curare in senso medico, cioè
l'applicare dei mezzi terapeutici e interviene la parola terapia, che è un aspetto della cura. Questo voglio dire, Maria. Ecco, cura non può verificarsi, nessuno può essere trattato contro la propria volontà, dice la Costituzione. Quindi per curare, in senso medico, occorre che ci sia consenso. Perché vi possa essere consenso del curato, prima viene un altro aspetto, che è l'informazione, della seconda parola che ti assegno. Cura e informazione. Le parole sono importanti sempre, non solo nella legge, ma nelle relazioni. Questa è una legge che mette al centro la relazione di cura, per cui ci sono tutte e due. E per quello che mi riguarda è una legge in cui c'è la mia vita. C'è la mia vita di medico radiologo, medico che vede le figure, apparentemente non cura. Medico radiologo segue fino a un certo punto il paziente nei suoi controlli e seguendo i pazienti oncologici è scattata la molla che mi ha portato a fare un percorso formativo su quello che avviene dopo che i pazienti fanno l'ultimo controllo, che è il periodo terminale della vita. E per fare questo corso io sono andata è una società italiana di medicina palliativa che fa dei master. Perché? Perché nella formazione medica ordinaria, quella universitaria, la parola morte è legata semplicemente al rilievo della morte, cioè quello che avviene, le macchie cadaveriche, la valutazione del momento della morte. Il morire, con tutte le sue problematiche, le sue necessità di cura e le sue necessità di informazione e di sostegno della famiglia, non fa parte del percorso formativo dei medici. Dicevo, c'è la mia vita all'interno di alcuni pezzi di questa legge. Uno è quello delle DAT, uno è quello che rende obbligatoria la formazione all'interno del percorso universitario sulla medicina palliativa, perché la medicina palliativa è quella medicina che cura il sintomo e che aiuta quando tutto sembra perduto, aiuta a vivere un percorso che è un percorso di sofferenza. Allora, io ho usato le immagini perché mi sono congeniali, un medico radiologo vive di immagini prevalentemente, e questa è la sintesi dei tempi della legge, il passaggio alla Camera il 20 aprile, vedete che è una legge sostenuta da numeri importanti, e il passaggio al Senato il 14 dicembre 2017 e per diventare, entra in vigore il 31 gennaio 2018, quindi noi abbiamo chiuso la legislatura su questa legge che ci ha impegnato per lungo tempo, perché la parte di preparazione è stata intanto di innumerevoli audizioni di tutti i mondi, quello della scienza, quello dell'etica, quello della legge, quello della fede, quello dei pazienti. E Mina Werby è stata costantemente a fianco a noi, sia all'interno di un gruppo interparlamentare, sia in diversi momenti. Andiamo avanti. Questo è uno, questa fotografia è la foto emblema di questa legge ed è il momento dell'approvazione in Senato. Le facce sono le facce di chi la sofferenza l'ha conosciuta sulla sua pelle,
e l'intensità della reazione è un'intensità che non ha bisogno di parole, probabilmente ha bisogno di cura, ha bisogno di accoglienza e ha bisogno di contenere una emozione che è stata un'emozione grande per tutti quanti noi. Andiamo avanti. Ci ha lavorato prevalentemente la Commissione XII, questa diapositiva semplicemente per dare onore alla relatrice di questa legge, che è la Donata Lenzi, che è centrale dietro la deputata Argentin, che è la deputata in primo piano. E Donata Lenzi non ha animato un gruppo ristretto che ha scritto il testo della legge. Per un lungo periodo ha messo insieme storie di persone che hanno avversato questa legge, storie di persone che questa legge l'hanno fortemente voluta, medici, pazienti, tutti nello stesso gruppo, una deputata che in tutto l'iter della legge ha visto lo stadio terminale della propria madre malata di SLA. Su che le parole su cui noi ci siamo basati e gli elementi su cui ci siamo basati vengono dalla Carta dei diritti fondamentali, cioè la Carta di Nizza, e la dignità umana è inviolabile, ogni individuo ha diritto alla vita. Perché abbiamo voluto fare riferimento all'articolo 2 della Carta di Nizza? Questa legge non è una legge sulla eutanasia, non è una legge che consente il suicidio assistito, è una legge su consenso informato e disposizioni, decisioni di ora per allora sul proprio fine vita. Quindi l'eutanasia non c'è. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica, il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge, cioè devono essere rispettati in medicina. Significa che io non posso fare nulla, non posso toccare, invadere, rompere la pelle di una persona con un posizionamento di ago senza aver spiegato a questa persona perché, attraverso quali mezzi, con quale giovamento, con quale rischio. Hai capito bene? Se hai capito bene, firmi. Oppure, attraverso le tecnologie che abbiamo visto, dai il tuo assenso, e questo assenso deve essere presente nella cartella clinica, cioè deve essere documentato. Per me che faccio il radiologo, per cui gli esami che fa e la quotidianità, sottoporre un paziente a un TAC richiede un consenso informato. Consenso informato significa che io al paziente gli devo dire in un tempo relativamente breve che può morire di allergia. Quindi è un bel impatto. E questo fatto del richiedere tempo è legato alla cura. La cura vuole il tempo. La cura vuole che stiamo comodi, che non possiamo parlare di cura in mezzo alla strada. La cura vuole che io sia capace di accogliere anche le lacrime. La cura vuole che sia allargata al paziente e, se il paziente lo ritiene, alla sua famiglia. Il consenso informato fa parte della cura perché è il momento di aggancio, è il momento in cui la relazione comincia. Ci sono dei riferimenti alla Costituzione e in particolare la libertà personale è inviolabile, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quali sono i trattamenti da disposizione di legge? Uno di questi è il TSO, per esempio. Prima di
arrivare all'approvazione della legge alla Camera, abbiamo fatto dei passaggi. Uno di questi è la carta dei medici per il testamento biologico. C'è il dottor Gallucci della Società Italiana di Medicina Palliativa, l'associazione Luca Coscioni, c'è Mina Welby, c'è Riccio, andiamo avanti. E un altro riferimento importante che abbiamo avuto come testo è la nuova carta degli operatori sanitari aggiornata dalla CEI nel 2017. Perché? Perché c'erano dei riferimenti importanti che andavamo cercando, che sapevamo che c'erano, e c'è una coincidenza tra quella carta e le parole della legge, coincidenza vera, cioè sulla sedazione palliativa profonda. Per esempio, le parole sono sui sintomi insopportabili, refrattari alle terapie usuali, oppure sulla parte che riguarda, questa è stata molto dibattuta, la nutrizione artificiale e la idratazione forzata, e praticamente si parla di possibilità alla sospensione quando queste risultino troppo gravose per il paziente. Quando è troppo gravoso non parliamo più di cura. Quando le nostre manovre diventano sofferenza, non sono più manovre di cura sul morente, non sono più cura per la famiglia, ma diventano una spina irritativa. Allora, la legge è fatta di 8 articoli. Il primo è sul consenso informato, la terapia del dolore, il secondo è il divieto di ostinazione irragionevole nella cura e nella dignità. Abbiamo scelto ostinazione, potevamo parlare di accanimento, ma l'accanimento è già fuori legge. L'accanimento ha in sé il significato aggressivo della parola, e l'aggressione non può fare parte della cura. L'articolo 3 sui minori e gli incapaci, disposizioni anticipate di trattamento, pianificazione condivisa delle cure. La norma transitoria è purtroppo la clausola di invarianza finanziaria che è in quasi tutte le leggi di questa legislatura, e l'obbligo della relazione alle Camere. Parlavamo quindi di informazione. Quando io devo parlare con un paziente, la caratteristica dell'informazione è che mi comprenda. Le informazioni che diamo sono complesse, possono essere devastanti. Provate a immaginare una donna che, in assenza di sintomi, grazie a una lettera per la prevenzione mammaria, faccia una mammografia e venga fuori inaspettatamente una piccola lesione che però porta il nome di cancro. Diamo una notizia devastante, una notizia che deve essere compresa, e la dobbiamo dare se vogliamo rispettare il senso della cura, in modo che questa notizia sia legata immediatamente alla speranza di trattamento medico, di possibilità di guarigione dove possibile. Questa è la cura anche attraverso le parole, la cura attraverso la informazione. Non so se era questo, poteva essere questo il senso delle parole. Lascio le slide semplicemente perché questa legge non può essere solo il titolo, non può essere solo la figura e la didascalia. Questa legge è parola per parola, e soprattutto sono parole comprensibili, perché scritte volendo, essere compresi da tutti, non solo dagli addetti ai lavori, perché la società è pronta, perché l'indirizzo della magistratura rispetto al rispetto della volontà della persona è ormai consolidata, perché la Chiesa
e attraverso anche il manuale degli operatori ha diffuso un pensiero che è un pensiero rispettoso del paziente. La fede aiuta chi ha la grazia di averla, ma non tutti questa grazia l'hanno avuta in dono. Allora la cura è per tutti, e l'accoglienza e l'amore per la terminalità è per tutti. In questa legge c'è una cosa che è, secondo me, rivoluzionaria ed è garanzia di tutti quanti. Lo Stato non può abbandonare il paziente. Allora la paura più grande non è dare disposizione sul morire. La paura più grande diffusa nella società è che lo Stato, nel momento della malattia, ci abbandoni. Questa legge tenta con una norma di intervenire, ma la norma senza la cultura non produce il cambiamento culturale della società. Grazie per questo intervento. Io sottolineo l'aspetto ultimo che ci ha detto la dottoressa Amato sulla comprensibilità di questa legge, una legge breve, scritta con parole giuste, cioè il legislatore ha trovato le parole giuste per dirlo, per fare una legge di questo genere. E veniamo adesso ad un'altra parola, torneremo ancora su questi aspetti della legge, delle disposizioni anticipate di trattamento, ma interpelliamo su un'altra parola Mina Welby, che è co-presidente dell'associazione Luca Coscioni assieme a Marco Cappato, se non vado errato, giusto? E l'altra parola è quella che trovate sul volantino, sul titolo di questo evento, una delle parole che trovate su quel volantino, ed è l'autodeterminazione. Autodeterminazione nasce, diciamo, come termine in realtà non rivolto agli individui, è un termine che si riferisce fondamentalmente ai popoli, nasce con la Rivoluzione Francese, e prima di allora non esisteva il termine, diciamo, di autodeterminazione, però esiste questo termine in filosofia, e in filosofia invece è riferito all'individuo ed è contrapposto al determinismo, cioè l'autodeterminazione è la possibilità, proprio come semantica della parola, la possibilità di poter decidere. Ecco, io vorrei che Mina ci illustrasse dal suo punto di vista l'autodeterminazione nel senso del fine di vita. Grazie. Grazie moltissimo. Ringrazio il centro culturale Luce Lab di aver pensato di invitarmi e poter essere di nuovo accanto alla dottoressa Maria Amato, veramente grandissima amica, collaborativa, veramente fino oltre quello che io pensassi, perché quando oggi ho saputo che ha fatto anche un corso di cure palliative, lei che è radiologa, e come radiologa con le cure palliative ha ben poco da fare, però la formazione, questa è la cosa importante. Sull'autodeterminazione vado molto molto indietro. Io sono altoatesina e l'Alto Adige parecchi anni fa aveva fatto una lotta per l'autodeterminazione della popolazione di lingua tedesca e della lingua ladina nella mia parte, appunto lì nel Alto Nord. E hanno vinto, sono riusciti ad avere una provincia con la loro autonomia. Ecco, questa è una cosa molto importante. Ora, voglio lasciare questo, perché autodeterminarsi può ogni persona, cioè essere libero di decidere per se stesso.
quando Pier Giorgio Velbi nel 2002 aveva un grave peggioramento, lui pensava a qualche cosa, che cosa devo fare per poter vivere ancora un po'. Lui decise, aveva deciso già 5 anni prima, nel 1997, di non volere la tracheotomia, che avrebbe preferito morire anziché essere attaccata a un respiratore automatico e avere la nutrizione artificiale. Però non gli fu concesso. La sua libertà è andata contro la libertà dei medici. Loro gli hanno detto in rianimazione: noi questo non l'abbiamo mai fatto, ma noi sapevamo che molte persone, molti cittadini erano stati sedati e lasciati morire perché non volevano avere la tracheotomia. In quel caso Pier Giorgio non aveva avuto la fortuna di trovare il medico giusto, anzi l'equipe medica giusta. Poi nel 2002 lui si rivolse al Comitato Nazionale di Bioetica e si rivolse al presidente Francesco D'Agostino, illustre magistrato, e scrisse: a volte non siamo noi a decidere di quali problemi occuparci, ci sono i nodi gordiani che troviamo sulla nostra strada e non possiamo evitare di tentare di sciogliere. Credo che ai nostri giorni uno di questi nodi ineludibili sia l'accanimento terapeutico ed il diritto dei malati ad una terapia medica che non ignori la persona e che non dimentichi di avere a che fare con un uomo il cui volere deve essere rispettato, quindi la sua libertà. Le tecniche di rianimazione e gli strumenti che simulano o supportano alcune funzioni vitali hanno creato in non pochi casi una dicotomia insanabile tra ciò che è vita e quella morte sospesa che è il risultato di molti accanimenti. Dai membri del comitato ci si aspetta una parola di chiarezza, un colpo di radio che spezzando il nodo legalizzi il testamento biologico e restituisca alla vita e alla morte la loro dignità. E poi in un'altra lettera continua e dice: volutamente ho omesso di parlare di eutanasia e mi sono limitato a sottoporre all'attenzione sua e del comitato il living will, cioè la volontà di vita. Non è dettato da pregiudizi, ma da giudizi maturati nei 2 mesi trascorsi in rianimazione. La mia patologia, la distrofia muscolare progressiva, ha causato un'insufficienza respiratoria e il coma. Un protocollo di rianimazione, a mio avviso, discutibile sia eticamente che per gli articoli 13, 14 e 15 del codice deontologico medico, mi ha restituito alla vita. Tracheostomizzato, vincolato ad un ventilatore polmonare, nutrito attraverso la sonda nasogastrica. Le scrivo usando una tastiera virtuale e il dito indice per digitare. Come può vedere, non si tratta di reazioni emotive o posizioni ideologiche. Non ignoro i limiti del living will, né il rischio del slippery slope, cioè il piano scivoloso, ma sono convinto che una società civile debba dare risposte e linee guida. Io vorrei che queste risposte e linee guida fossero tali da tutelarmi nel momento di un mio nuovo ingresso in un reparto di rianimazione. E mi sembra proprio che questa legge, consenso informato e disposizione anticipata sui trattamenti o testamento biologico, che Dio si voglia, ha preso proprio in considerazione questo che Pier Giorgio Velbi voleva, assolutamente già nel 2002, quindi 4 anni prima della sua morte. Che dire, per esempio, della libertà di una persona come Severino Mingroni,
imprigionato in un corpo che solo con piccoli movimenti di testa può ancora comunicare, però può pensare. Günter Grass, un noto cantante tedesco, canta: Die Gedanken sind frei, i pensieri sono liberi. Quindi, col pensiero libero, la persona può decidere, può riprogrammare, e su questo anche il medico può e deve aiutare. Quindi questa legge, io credo, dia grandissima libertà alla persona, perché non entra tra il medico e tra il paziente, o mi sbaglio? Io questa la volevo e lo avevo già detto in tanti convegni, ed era una cosa come se vi crescesse dentro. Deve essere una legge che usa poche parole precise, e il resto lo deve fare il medico e il paziente insieme, perché ogni persona è unica, il medico è unico come persona, il malato è unico, ogni cittadino è unico. Quindi si incontrano queste due persone e si fanno conoscere, possono deliberare insieme, possono pianificare la propria cura, la malattia. Il medico dà consigli, lui come investito della scienza, ma anche coscienza. Il malato deve poter decidere insieme al medico, deve conoscere esattamente tutto, e lo dice molto bene nel primo articolo, e ce l'ha detto anche molto bene la dottoressa Amato. Quindi io credo che è molto molto importante che questa autodeterminazione, la libertà della persona per decidere su se stesso, venga preservata assolutamente, come dice appunto la Costituzione. E questo piccolo articolo, il secondo comma della Costituzione, sapete chi l'aveva scritto? Aldo Moro, con appena 27 anni. Pensando, era già finito di scrivere quasi la Costituzione, doveva già essere approvata, e lui voleva ancora aggiungere questo, perché ricordando tutte quelle prove che si facevano nei lazaretti dei tedeschi sugli ebrei, su disabili, su persone che erano state raccolte perché non erano degne di vivere secondo appunto i nazisti. Questo è stato poi il motivo per cui lui voleva dire che nessuno può essere obbligato a terapie, a cure non volute. Ecco, questo, per questo motivo è scritto nella nostra Costituzione, e credo che la legge 219 lo riprenda veramente molto molto bene. Un'altra cosa volevo dire: la legge 219 dà la possibilità a noi tutti, appunto, prima di tutto, sì, il nostro consenso informato o dissenso, quello che vogliamo, di non essere abbandonati. Poi non è obbligatorio che facciamo il testamento biologico o le disposizioni anticipate, però saranno poi i nostri familiari a dover decidere per noi quando non saremo più capaci di intendere e di volere. Quindi cerchiamo di onerare, di togliere questo grande, gravissimo compito ai nostri cari, e lasciamo scritto come voler essere curati alla fine della nostra vita e quando non possiamo più comunicare. Può darsi che scrivendo le cose giuste possiamo essere anche recuperate, ancora continuare a vivere. Noi possiamo scrivere benissimo: io voglio tutte le cure possibili, immaginabili, fate di tutto, non voglio morire. Anche questo
una mia carissima amica malata di SLA un giorno mi disse: Mina, voglio un avvocato. Lei era molto, molto impertinente, dura. Dico: va bene, però gli devo dire perché lo vuoi. Non voglio morire. Ok. Perché tutte queste cose lei lo scriveva sul suo computer, come fa appunto Severino Mengroni. Lei lo faceva con gli occhi. Allora io ho detto: lì non ti serve un avvocato. La cosa è molto semplice. Ho chiamato tutti i suoi assistenti, ho detto: sentite che cosa vuol dirvi Rosma, si chiamava Rosa Maria. Lei ha scritto: io non voglio morire, se vedete che sto male portatemi al pronto soccorso. Quindi lì i medici dovevano, e la sua assistente preferita la doveva accompagnare e curare che lei venga rianimato. 3 volte in 3 anni è stata rianimata, poi alla fine era impossibile ancora di continuare a vivere e lei è morta veramente in tanta tanta serenità. Però questi anni per lei sono stati terribili perché non ha avuto più la possibilità di comunicare, perché anche il muscolo dell'occhio non era più libero, non ha comunicato più, erano solo lacrime che gli uscivano dagli occhi, e quando venivo io da lei, lei piangeva e io piangevo, così ci siamo comunicate la nostra tristezza, io e il mio affetto. Quindi autodeterminazione fino alle lacrime. Quindi noi tutti possiamo aiutare queste persone essendo loro vicini il più possibile con il nostro affetto, con il nostro amore, e poi naturalmente i medici. Io vorrei davvero, come ha detto Maria prima, un corso obbligatorio di cure palliative nelle università. Quindi non credo che tu mi abbia sentito mai dirlo questo, però io lo dico già da 2 anni e ne sono convinta che questo deve essere fatto. Con tutto che qualche medico mi dice no, non per tutti i medici, per quelli specialisti per le cure palliative. Specialisti devono essere tutti i medici, specialmente i medici di famiglia. Io li chiamo medici di fiducia. Quindi cerchiamo di portare avanti questa cosa. Autodeterminazione, libertà di decidere per se stessi. Grazie. Grazie. Grazie a te. E su questa cosa ovviamente dei medici di famiglia mi permetto di reinterpellare un attimo Maria, perché la legge, che è estremamente chiara, puntigliosa, perfettamente comprensibile, qualche piccola pecca pure ce l'ha, perché la figura del medico di famiglia, non perché io sia un difensore così della categoria e basta, ma sta di fatto che potrebbe accadere che un cittadino che ha fatto le disposizioni anticipate di testamento, lo sa il comune, c'è il registro e così via, il medico di famiglia potrebbe non essere a conoscenza. Bisognerà che nell'iter applicativo della legge si trovi soluzione anche a questo aspetto. Se vuoi dire qualcosa in proposito. Una piccola. Perché non c'è il medico di famiglia? Perché per la sanità l'Italia è a pelle di leopardo, ed è a pelle di leopardo sia per come viene tradotta la risposta ai bisogni di salute, sia per le risorse che ci sono in campo. Ci sono regioni per cui la cartella informatizzata è già una realtà, per cui questa legge deve consentire, anzi deve spingere le regioni che hanno gli strumenti a metterle nella cartella informatizzata, deve tener conto anche della arretratezza di alcune regioni d'Italia.
Le mie disposizioni di trattamento sono dentro la mia patente, scritte insieme al mio medico curante e scritte a mano. Adesso appena il comune di Vasto si adeguerà e avrà un registro, andranno sul registro, ma io che sono malfidata rispetto alle usanze della mia regione e alle tecnologie non in uso nella mia regione, la porto nei documenti, perché i documenti in caso di necessità qualcuno li legge, oltre al fatto che il fiduciario nominato è mio fratello, ma io sono fortunata perché ho un fratello rianimatore, per cui sulle mie disposizioni anticipate di trattamento c'è scritto: caro Francesco, ti voglio tanto bene, ma tieniti le mani in tasca e non ti accanire sopra me. I medici sono tutti, e il principio è quello che diceva Mina Welby, i medici, tutti i medici, anche i medici di famiglia, non solo. Grazie Maria per questa puntualizzazione assolutamente necessaria. Abbiamo sentito da Mina Welby dell'autodeterminazione dell'individuo in contrapposizione, diciamo, al determinismo, a ciò che accade inevitabilmente e che io subisco inevitabilmente. No, c'è un sottile discrimine che ha rappresentato anche una parte ampia del dibattito attorno a questa legge, che continuerà. Questa legge non è un punto di arrivo, è un importante punto di partenza, come si dice, con un luogo comune, ma questo dibattito continuerà perché è consustanziale anche allo sviluppo tecnologico della medicina, alle possibilità di prolungare la vita, le possibilità dell'accanimento terapeutico o del miglioramento della qualità di vita. Tuttavia, in uno spaccato, in quella lettera al comitato di bioetica che Mina ci ha letto da parte di Pier Giorgio Welby, traspariva in quelle parole un aspetto, ed è l'aspetto, la parola di cui vorrei parlare con padre Nando, che è superiore del convento di Sant'Antonio e che è un teologo morale, ed è tante altre cose, ma insomma non siamo qui a parlare del suo vasto curriculum. La parola è la sofferenza, è apparsa in tutti gli interventi precedenti, e lui per altri aspetti ha a che fare quotidianamente con la sofferenza. Sofferenza come parola è etimologicamente prendere su di sé, sopportare, prendere qualcosa su di sé. E io sottolineerei in questa sofferenza certamente la sofferenza del malato, che è la prima assoluta, ma considerate tutto il contesto di sofferenza, quello dei familiari, quello degli amici, persino quello del personale che professionalmente assiste, dai medici agli infermieri, agli operatori vari. Padre Nando, prego. È un onore poter parlare con voi di un argomento che mi tocca personalmente, e vorrei rifarmi all'intervento dell'avvocato, perché veramente anche noi tante volte ci sentiamo un po' degli avvocati, dei chiamati accanto. E chiaramente il rapporto con il dolore di un teologo, ma soprattutto di un sacerdote, è un rapporto molto complesso. E mi rendo conto che il punto comune che io trovo in questo dialogo è la difficoltà di rapportarci con il mondo dei dolori. Tra l'altro, volevo fare un piccolo omaggio
a uno degli autori che ci ha lasciato due settimane fa, Philip Roth, perché proprio in questi giorni, riprendendo in mano Pastorale Americana, mi sono caduti gli occhi su una pagina dove l'autore fa una descrizione dell'apporto dello Svedese, che è uno dei protagonisti, con la morte, ma soprattutto con la malattia. E allora, leggendo questa pagina, non lo farò in questo momento perché ci vorrebbe molto tempo, mi ha evocato proprio la difficoltà che noi abbiamo nel trovarci di fronte a una persona che abbiamo conosciuto nelle piene funzioni vitali e che a un certo punto vediamo ormai in uno stato terminale o comunque il dolore tremendo, che a volte non è soltanto un dolore fisico ma è anche un dolore psichiatrico o psicologico. E tutte le volte in cui mi sono trovato a dibattermi con questo argomento ho avuto la possibilità di confrontarmi con persone che hanno avuto un impatto molto forte con il dolore di persone care. Una mia docente dell'università, che anche lei è membro dell'associazione Luca Coscioni e che mi invitò a un evento organizzato proprio dall'associazione, mi colpì molto perché lei rievocò durante questo convegno l'impatto con la sorella con la quale aveva un rapporto simbiotico, una sorella che tra l'altro alla quale hanno dedicato anche la piazza di Codemaggio, perché è stata una militante per la difesa delle donne, contro la violenza delle donne, quindi non era docente universitaria come l'altra, però pur insegnando al liceo è stata una militante dei vari diritti civili. E quindi la mia docente parlava di questa difficoltà, di questo trauma che lei ha avuto nel vedere il corpo, lo definì così, anatomizzato di sua sorella. E allora questo rapporto con questo corpo anatomizzato l'aveva portata a diventare poi una delle promotrici dell'associazione di cui abbiamo sentito parlare. E mi sono reso conto, perché con questa docente c'è un bel rapporto ovviamente di un credente con una laica, che per affrontare questi argomenti dobbiamo partire proprio dall'interpretazione che noi diamo alla sofferenza. Se noi partiamo dall'impatto emotivo, è chiaro che non riusciamo ad accettare che una persona soffra in un modo eccessivo o traumatico. Tra l'altro mi ha colpito che questo ragionamento lo faceva addirittura Tommaso Moro, che noi veneriamo come martire e santo, nella volgarmente Utopia, ma dovremmo dire che utopia, perché Tommaso Moro, parlando di questa società perfetta, una società naturale, parla dei malati che vengono curati con affetto, che vengono assistiti, però a un certo punto dice i sacerdoti e i magistrati lo esortano a non prolungare ancora quella malattia. Allora mi ha colpito perché Tommaso Moro fa un ragionamento da una prospettiva che è quella comune, cioè Tommaso Moro nell'Utopia o nel Deutopia, per essere più corretti, non fa il discorso dall'alto del credente, ma fa il discorso partendo proprio da quella che chiamiamo la società naturale, cioè quello che l'uomo in qualche modo emotivamente anche razionalmente pensa, no? E allora, ripeto, questo mi sembra un punto di convergenza, perché quando ci troviamo di fronte all'apporto con il dolore, sia noi credenti che i laici devono affrontare lo stesso problema, cioè dover accettare
la malattia di una persona cara. E allora, prima di spendere le due parole sulla sofferenza, volevo dire che questa legge che abbiamo presentato, e qui diciamo da una lettura proprio filologica, e anche io ho riconosciuto la chiadessa, e ora permettetemi un po' una battuta, ho fatto un confronto fra questa legge e la legge elettorale, perché la legge elettorale ho dovuto leggerla 25 volte prima di capirla, e invece questa legge è bastata leggerla una sola volta. Allora, quali sono un po' i punti di convergenza? Il primo punto di convergenza è che, per un principio proprio sacrosanto, ognuno di noi ha diritto di essere informato sul trattamento sanitario e chiaramente il diritto anche di intervenire sul trattamento sanitario. Questo è un punto di convergenza, c'è cioè un principio che riconosciamo unanimemente. Un altro punto che a me sembra positivo è la tutela dei minori e delle persone che non sono in grado di poter decidere, perché noi, e lo diciamo con orgoglio, siamo uno Stato di diritto. Tutti noi abbiamo riflettuto sul caso recente di quel bambino di Asti, che, e ci tengo a precisare, anche se non è ora il momento di forse di approfondirlo, che io vedo molto diverso da Gianni, perché hanno due problemi molto diversi dal punto di vista medico. Però nel caso di Alfi, questa legge avrebbe permesso ai genitori quello che lo Stato britannico non ha permesso. Perché lo Stato britannico, lo sappiamo molto bene, ha un altro concetto del diritto, no? Non che non sia uno Stato di diritto, ma in quel caso è lo Stato che interviene, ma avendo come principio il bene del soggetto, ma il bene comune. Cioè, nel senso che, detto proprio in un modo brutale, se questo bambino è un peso economico, e allora è inutile che ci prendiamo tempo. Scusate la brutalità, però credo sia questo. Invece, ecco, la legge di cui abbiamo parlato non avrebbe consentito questo ragionamento, perché comunque è una legge che parte proprio dalla tutela del minore, di chi non può decidere da solo, e comunque ha come principio il bene e il malore. Tra l'altro, e notavamo prima che la tavola rotonda, che è stato preferito questo concetto di ostinazione. Voi sapete che nei dibattiti su questo tema sono stati portati in campo due esempi mediatici di altissimo livello, Giovanni Paolo II e il cardinale Carlo Maria Martini. Perché Giovanni Paolo II a un certo punto non ha voluto più essere ricoverato, come anche il cardinale Martini a un certo punto non ha voluto più delle cure che in quel caso erano inutili, sproporzionate e gravose. E proprio il cardinale Martini, in un intervento celebre, lui distingueva due livelli: l'intervento di accelerare la morte, quindi quando io pongo in atto un intervento per affrettare la morte, invece quando io a un certo punto mi accorgo che non posso impedire la morte. Questa era un po' la sua grande distinzione. E chiaramente, diciamo, il punto, e dicevo con la dottoressa, rimane e ci rende ancora un po' distanti, è l'interpretazione dell'ostinazione o dell'accanimento terapeutico. Perché voi sapete bene, la Chiesa sull'accanimento terapeutico è molto chiara. Tra l'altro non è un discorso che si fa dagli anni 70, ma è un discorso che si fa dai tempi di De Vittoria, dei giuristi, diciamo, perché come nacque il concetto di accanimento terapeutico? Quando c'erano le guerre con i nuovi ordigni bellici, tanti militari venivano feriti in un modo
veramente tremendo. E allora in quel caso De Vittoria, che era un domenicano, quindi un giurista, introdusse il concetto di accanimento terapeutico. C'erano casi in cui le cure erano sproporzionate, gravose e sotto molti aspetti anche inutili. Però ripeto, la distanza che rimane poi dal dibattito anche è che su questo concetto di ostinazione applicato all'alimentazione e all'idratazione artificiale. E qui interviene l'interpretazione della legge. E qui, di nuovo è l'importanza che il consulente, diciamo l'avvocato, e magari che il consulente teologo. Però in questi casi è bene, sia la Welby che la dottoressa, non si può mai fare un ragionamento tra virgolette astratto, cioè bisogna sempre studiare il caso per caso. Infatti facevo l'esempio: se noi prendiamo sul tavolo ciambelli e gamberi, apparentemente erano lo stesso caso clinico. Invece bisogna dire che per molti medici che hanno patrocinato la causa di Alfi, il caso di Ciardi era un accanimento terapeutico. Anche se prima non entriamo in questo argomento, l'attenuante a quella ostinazione, chiamiamola così, era che i genitori si illudevano che mantenendolo ancora in vita si potessero sperimentare quelle cure di cui si parlava, però sono ancora palliative. Però mi permettete che con due parole, perché questo ci tengo un po' di più, sull'apporto con la sofferenza. Perché allora tante volte noi ci domandiamo, ma fra un credente e un laico, qual è la vera differenza? Perché anche il laico, abbiamo sentito tutti, ma non soltanto la signora Welby e la dottoressa, ma tante persone, nessuno gode della morte di un malato, anzi, un medico vuole fare tutto perché il malato viva, no? Qual è la differenza? Cioè, qual è, tra virgolette, quella marcia del credente di fronte alla sofferenza? E qui devo dirvi che non mi ha aiutato soltanto una riflessione teologica, ma mi ha aiutato anche il rapporto diretto con degli ammalati. Degli ammalati che hanno vissuto la malattia con questa luce della fede. Mi è capitato anche un caso di una amica gravemente malata dal punto di vista psichiatrico, la cui morte fosse stato un suicidio, però non ne sono sicuro, perché potrebbe anche essere stato un incidente, perché si è buttata dal balcone. E in quel caso io mi sono accorto che, come avvocato, tra virgolette, quando lei mi fece l'ultima telefonata, mi sono sentito un po' come Apollo nel campo degli eroi, che a un certo punto devi abbandonare Ettore. C'è quel caso in cui tu ti accorgi che non puoi fare più nulla. Cioè, hai fatto tutto il possibile, ma non puoi fare più niente. E quindi è come, diciamo, io ho vissuto poi in modo traumatico quella morte, ma come accettare che la persona partisse. Però è anche vero che ha avuto dei rapporti con persone che hanno vissuto il dolore con l'ottica della fede. E allora mi permette, ecco, due piccoli approfondimenti, ma molto brevi, anche se chiaramente l'argomento è molto lungo. Di fronte al dolore, il credente condivide con tutti la grande domanda: perché il dolore? Se c'è un Dio buono, perché c'è questo dolore? Anche qui non è la domanda del Movimento 68, è una domanda che troviamo anche nelle tragedie greche, ma andando ancora più dietro, se voi ricordate il libro di Giobbe, che però ha un sostrato
della letteratura mesopotamica, che è ancora più antico, in cui c'è proprio questa domanda, cioè, ma se ci stanno gli dei, perché c'è il male? Vedete, questa domanda che ci permette una luce per capire come il credente si rapporta con il dolore. E mi permetto anche qui di fare una piccola, tra virgolette, marchetta, perché c'è un libro che mi ha consigliato un mio amico psicologo, che è stato un best-seller, ma è un libro che lo può leggere tranquillamente anche un ragazzo del secondo liceo. L'autore è facile da ricordare perché è un omonimo di Jung, il grande psicoterapeuta, ma è un pastore protestante, e il titolo è Il rifugio, costa 8-9 euro. E in questo, diciamo, in questo racconto, ecco perché è diventato un best-seller, questo pastore protestante, attraverso anche un'allegoria molto sviluppata, cerca di far capire, di interpretare quella domanda di tutti, cioè, ma perché c'è il dolore? Il dolore a cosa serve? Perché tante volte, ecco, di fronte al dolore, qual è l'impatto? L'impatto è inutile. Pure io ve lo confesso, un mio carissimo amico, che è ancora vivente, ma sta sulla sedia all'hotel, quando fece un incidente che lo ha reso paraplegico, lui che è una persona molto brillante intellettualmente, un informatico, faceva sul palco, no? L'impatto fu, sarebbe stato meglio che fosse morto. Quindi l'impatto è quello lì. Cioè, quando noi ci troviamo di fronte al dolore, c'è quel carico emotivo che ci farebbe sperare che questo dolore finisse, no? Poi però, approfondendo questa domanda, ci accorgiamo che il perché del dolore non trova una risposta immediatamente intellettuale, ma trova una risposta che ci può dare la fede, e questo richiede un grande salto. Cioè, il Dio nel quale noi crediamo non ha eliminato il dolore nella terra, ma se l'è preso su di sé. Quindi questo, cioè noi credenti, noi cristiani, guardiamo alla croce come la solidarietà di Dio, ecco, la compassione di Dio con il dolore che può. E allora qui vedete che la compassione laica diventa compassione credente quando assume l'atteggiamento che è buon samaritano, cioè cerca di imitare Gesù, che ha portato su di sé quel dolore e gli ha dato un valore che soltanto la fede ci permette di percepire. Però vi dico sinceramente, è talmente difficile accettare quello, anche per me, accettare quello che dico, che io ho sempre cercato di fare lo sforzo di rimanere in empatia con chi si trova da un altro punto di vista, no? Però vorrei concludere con questo, cioè, di fronte alla legge che noi stiamo analizzando, quindi c'è quel limite che forse non so se è il caso si potesse magari approfondire, però bisogna dire, qui mi appello all'avvocato, il valore delle norme è un valore sempre fondamentale, perché la norma ci dà il binario. Tante volte magari non è la legge perfetta, però la legge ci dà un binario. E quindi il compito della legge è di indicarci proprio la traiettoria e di non lasciarci sbandati in questo, cioè in questo momento. E per cui credo che anche questo sia un punto in comune, e che quindi voglio condividere con voi. Qualche due settimane fa è stato presentato un libro di Dacia Maraini, anche ho sentito la presentazione di Volpe. Dacia Maraini usa un titolo molto forte, il diritto di morire, e questo aprirebbe anche di nuovo un dialogo su quella parola autodeterminazione, no? E chiaramente, ecco, il credente non usa questo termine,
perché il credente si pone nella sua libertà davanti al creatore e quindi vive la libertà da creatura. E allora l'antropologia del credente è un'antropologia relazionata, che allora gli fa percepire la libertà come qualcosa che però accoglie, che accetta e che quindi gli fa vivere la vita come un dono da incontinuare. Però io lo dico con molta sincerità, non lo dico perché per motivi diplomatici, però credo che da questo dialogo, che è uno dei tanti che ho potuto fare nella mia vita, vedo tanti punti di convergenza, ma soprattutto il punto di convergenza più grande è la sensibilità verso il mondo che parla. Perché vedete che voi, se noi chiudessimo gli occhi e pensassimo alla morte, nessuno di noi immaginerebbe di morire dopo una lunga malattia. Io ho 48 anni, ancora adesso mi illudo che morirò improvvisamente. Ma lo so che non è necessariamente così, no? E quindi tante volte diciamo, questa volta rende difficile capire che io devo pensare che potrei anche stare male e quindi devo pensare anche a come rapportarmi con quello che potrebbe capitare. E qui chiaramente il credente si pone in un modo, il laico in un altro modo, ma entrambi siamo accomunati dallo stesso principio di base. Grazie. Proprio da queste ultime considerazioni di Padre Nando, io faccio rilevare una cosa che mi veniva in mente, cioè la filosofia in tutto l'arco della sua storia plurimillenario si è occupato di due grossi temi, quello della vita e quello della morte. Un filosofo del Novecento, il primo che si sia occupato di quello che ci sta in mezzo, cioè la malattia evocata adesso a proposito della sofferenza, c'è stato uno solo, Hans Georg Gadamer, filosofo tedesco morto a 101-102 anni qualche anno fa, il quale tra l'altro in un suo libro, quando parlava della cura, parla in termine tedesco, io non sapevo che tu fossi alto da Tesina, ma io non conosco il tedesco, ma ho imparato diciamo questi termini da lui. Parlando della cura parlava di Behandlung, del maneggiare, perché la prima cura è la mano, è tastare, palpare, accarezzare, quella è la cura, quindi ritorniamo alle origini. Ora, da queste ultime considerazioni di Padre Nando, io vi farò vedere 42 secondi di film. Ti do io il via. Il film è piuttosto famoso perché ha vinto un Oscar nel 2005 come miglior film straniero ed è, racconta una storia vera. Il film è Mare Dentro di Alejandro Amenábar, racconta una storia vera di un signore, Ramon San Pedro, che in seguito a un incidente giovanile, un tuffo da uno scoglio, resta paralizzato, immobilizzato a letto e dopo 25 anni richiede, intenta una causa al governo spagnolo per richiedere il suo diritto a morire, cioè la cosiddetta eutanasia. Vedete, parlando di fine di vita, non è la legge, sia chiaro, non si parla, come giustamente è stato più volte sottolineato, quella legge non parla di eutanasia, non è l'eutanasia. Ma parlando di fine vita bisogna che troviamo le parole per affrontare anche questo tema, perché c'è, è sul tavolo. E comunque la si pensi, bisogna comunque farsi un'idea. Allora Ramon San Pedro intenta questa causa e in questi 42 secondi c'è un dialogo con un altro
con un'altra persona gravemente menomata che è un sacerdote, e quindi sono contrapposte le due, come dire, i due modi di vedere il diritto all'autodeterminazione. E c'è una frase emblematica che parla di libertà, di dignità, di vita e di etica. E il compito, a questo punto, visto che ho assegnato un compito su una parola a ciascuno dei relatori, assegno un compito alla platea, perché immediatamente dopo mi piacerebbe che prendesse la parola qualcuno dalla platea per interloquire con i relatori sul tema dell'etica, della libertà, della dignità. Vediamoci questi 42 secondi. Sento la mamma, sento. Ma perché ho fatto? Spero che non sia venuto qui a fare della demagogia, perché voi gesuiti in questo siete maestri. No, 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 certo che no. Però, dato che lei parla di demagogia, dico Ramon, non le pare in realtà che sia demagogia dire morte con dignità? Perché non lascia perdere gli eufemismi e non lo dice così, chiaro e tondo, in tutta la sua crudezza? Mi tolgo la vita e basta. Continua a stupirmi il fatto che lei mostri tanta sensibilità nei confronti della mia vita, dal momento che l'istituzione che lei rappresenta accetta al giorno d'oggi niente meno che la pena di morte, e per secoli ha condannato a rogo quelli che non la pensavano correttamente. Ora è lei a fare della demagogia? Sì, certo, però a parte gli eufemismi, come dice lei, è quello che avrebbero fatto con me, no? Bruciarmi vivo, bruciarmi per aver difeso la mia libertà. Amico Ramon. Amico, dice. Amico Ramon, una libertà che elimina la vita non è libertà. È una vita che elimina la libertà, neppure è vita. E non mi chiami amico. Ecco, una libertà che elimina la vita non è vita, ed è una posizione. È una vita che elimina la libertà. Su questo mi piacerebbe che qualcuno appunto prendesse la parola. Ma io lo sapevo, stavo già per dirigermi. Vi siete messi d'accordo? No, non è un accordo né con mia sorella né con Lucio, che è un fratello. Io ho ascoltato volentieri. Ho dimenticato la presentazione, lo conoscete, il dottor Gianni Vassalli, medico a caso. E parlo come medico, e sono contento poi di questo argomento che sia nato dalla stimolazione delle parole. Perché la parola è tanto, e i greci hanno fatto filosofia perché avevano 80.000 lemmi nel vocabolario, i tedeschi ce ne hanno 60.000, i latini 40.000, ne hanno fatto di meno, noi solo 20.000, perciò siamo degli ignoranti. Torniamo alle varie parole: cura, prendersi cura, la mano che accarezza e che si prende cura, libertà. La libertà è fondamentale. Ecco, io non credo nelle leggi. Le leggi sono effimere, anche il nazismo aveva le sue leggi. Non credo nell'etica, perché anche il nazismo insegnava etica nazista nelle scuole. Ethos è un comportamento. L'unico dato fondamentale che penso che esista e che debba esistere è quella della libertà, che non è autodeterminazione, perché ognuno di noi sta qui perché due persone hanno avuto il piacere di accoppiarsi in un letto, su una baranda o in una campagna, e ci hanno sbattuto su questo pianeta. I greci, per tornare non alla distinzione fra credenti e laici, perché non esiste questa distinzione, esiste fra cultura cristiana, post-cristiana e pre-cristiana. E quindi quello che esiste sono i mortali e gli immortali. E gli immortali sono indifferenti. I greci avevano due termini per definire l'uomo: anthropos e aner. Nel vasto curriculum è anche un letterato, ma usano solo un termine nella loro letteratura: i mortali. E siamo tutti soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Noi siamo nati per morire, punto. Ma morire, noi conosciamo il morire solo degli altri. Nessuno potrà dire mai a questo mondo io sono morto, perché è una castroneria, perché nel momento stesso in cui lo dice significa che è vivo. E allora la libertà della morte
è fondamentale. La morte è un gesto di libertà. I greci dicevano che nascevano solo le persone che andavano punite, per cui solo chi è caro agli dèi muore giovane, perché la vita è come un carcere: più cattivo sei, più vivi a lungo. Se sei una brava persona ti faccio morire subito, per cui espii prima la tua colpa. La sofferenza, perché Prometeo non soffre? Ma perché soffre? Perché ha rubato la tecnica agli dèi. E perché Adamo soffre? Dio lo caccia fuori dal paradiso terrestre per questo peccato di Ibris. Ma l'Ibris che cos'è se non il tentativo di vivere bene e di vivere liberi? E qual è la massima manifestazione della libertà? È la morte, che ti priva da ogni impegno, che ti priva da ogni sofferenza. E perché l'uomo non deve essere libero di morire? No, è perché è vero che Antifonte nel V secolo avanti Cristo, il sofista, dice tecnea libia, la tecnica per alleviare le sofferenze, ma Antigone parla di kalos, bella morte, no? Kalos thanatos, dice non mi interessa il fatto che debba morire, io ho vissuto bene e la morte per me è bella. Così come Hegel ci dice che la morte ci libera dalla putredine della vita, la vita ci destina a soffrire, a invecchiare, invece la morte è l'anniversario della morte di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot avrà sempre 36 anni. E perché ridurre il suicidio ad un gesto di disperazione? Che differenza c'è, ed è una grande differenza, fra la morte del Cristo, un disperato che viene tradito dagli amici, viene torturato, chiede al padre che gli venga allontanato l'amaro calice, urla sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Invece Socrate muore con eleganza, con dignità. L'allievo gli dice, i 30 tiranni hanno deciso di liberarti, c'è una barca che ci aspetta. No, io ho vissuto la mia vita, quello che dovevo dire ve l'ho detto, datemi la cicuta e fatemi andare in pace. Ecco, questo è il grosso rispetto che il medico deve avere dell'individuo, non dell'individuo come cittadino, non dell'individuo da un punto di vista etico, ma come essere libero che ha diritto non solo di non soffrire, ma ha il diritto di morire. Morire deve essere un verbus agendi. Noi non possiamo vedere solo la morte negli altri. Come diceva giustamente Lucio Zinni, questo è un problema che riguarda tutti noi. Tutti siamo destinati a morire e trasformiamo la morte in un evento sereno, alla fine di un percorso. Poi nel credente ci sarà l'altilà. Io mi auguro che non ci siano tutte queste trombe, cherubini, serafini. Confido molto nell'eterno riposo, per cui vorrei stare un po' tranquillo, almeno dall'altra parte. Però, trasformiamolo in un verbus agendi, senza temere e senza soffrire, con la dignità della libertà, che è l'unica cosa che possiamo gestire. Grazie. La dottoressa. Volevo un po' riallacciare. Presentati, perché io sono Orietta Pelliccioni, sono radiologo all'ospedale di Casoli, e la cosa invece più tranquillizzante di questa legge, che non conoscevo nel dettaglio, è stata quella affermazione della signora Welby, dell'amica della signora Welby, che ha potuto dire che lei non voleva morire. Non voglio morire. La massima espressione di libertà è quella. E questa legge mi pare che risponda a questo, che si può scegliere di non soffrire e che si può scegliere di non voler morire, che è una cosa sacrosanta. Come medico, qui sono d'accordo con Maria, dovremmo tutti obbligatoriamente fare una parte del nostro percorso di vicinanza al paziente terminale, di vicinanza alla nostra sconfitta, perché noi siamo medici e nel nostro DNA c'è la cura, c'è l'ostinazione a volere il risultato, perché quello era il nostro scopo, quella è la nostra vita, noi siamo qui perché vogliamo curare,
qualche volta con una ostinazione vogliamo sostituirci a chi ha disposizioni maggiori delle nostre, e quella ostinazione è il nostro fallimento, perché noi dobbiamo arrenderci che non siamo perfetti, non siamo depositari, che noi siamo bravi quando sbagliamo poco, ma inevitabilmente sbagliamo. E quindi, come dice Maria, giustamente nel nostro percorso dovrebbe esserci una frequenza del malato terminale al quale non si può dare nessun'altra cosa che la nostra vicinanza, la nostra la vicinanza umana e la vicinanza dello scienziato, cioè del medico in quanto tale, che riesce a stare vicino con cure compassionevoli, che deve poter accompagnare senza nessun senso di fallimento il paziente che non abbiamo potuto per nessuna ragione recuperare. Interventi? C'è nessun intervento? Solo una cosa posso dire. Presente? Sì, Costanza Cavaliere di Rocca Scheregna. Adottata a caso, da un po' di tanto. Mi veniva in mente, da un punto di vista dell'educazione, di quello che è l'esercitazione alla vita, un'esperienza recente che ho fatto in un paese africano con un po' di studenti. Abbiamo noleggiato un'auto. Avere un'auto digitale in un paese africano, pensate, insomma, è una cosa già complicata a monte, perché se si rompe non ci sono gli strumenti per poterla aggiustare. E ci è successo che questa macchina si è rotta più volte. Quindi noi avevamo i nostri, come dire, proprietari dell'auto che ci mantenevano da lontano con delle indicazioni, e abbiamo avuto anche un supporto locale. Fatto sta che in un viaggio di ritorno di circa 400 km, insomma, questa macchina si era già rotta, si è sganciata del traino una decina di volte, una ventina di volte. E allora tutti i nostri amici la riaggiustavano, riattaccavano con un filo di ferro, con un filo a doppio mandata e così via, insomma, per tante volte finché siamo arrivati alla meta. Durante il viaggio, ragazzi, a un certo punto mi hanno chiesto, dice, ma secondo lei che cos'è questo atteggiamento? Perché se fosse successo da noi in Italia avremmo detto alla prima, seconda volta, ma io quel paese, o perlomeno restiamoci in questo paese e poi andiamo avanti. Mi è venuta in mente quella parola che forse un po' abusata da un punto di vista di comunicazione multimediale, resilienza. Quella forte capacità o potenziale che guadagniamo nel corso della vita nel cercare di affrontare degli ostacoli, nel cercare di risolverli. Pensiamo alla medicina, una medicina che si è costruita su eventi scabrosi, come la vivisezione, per esempio. O anche quella dell'educazione, che è passata attraverso forti momenti di esclusione per arrivare alla politica dell'inclusione attuale. O anche quella della politica, che a volte, come diceva Don Battista Vico, dei forti ritorni di non democrazia in questo cammino grande verso la democrazia, insomma, le involuzioni. Allora, resilienza è forse quella capacità che abbiamo il compito in qualsiasi settore della vita di insegnare a noi stessi, di praticare su noi stessi e di insegnare agli altri. Fino a che appunto l'energia e la capacità di autorigenerarci nelle cose ci permette. Un mio testamento dà la possibilità di scegliere quando è il momento di mettere fine a questa situazione. E si può veramente capire quando è il momento di mettere fine, quando si sente. È stato citato il tedesco in questo consesso, c'è una parola tedesca, Sehnsucht, che significa sentire, sentire dal profondo, ma sentire dal profondo quando anche una vicenda la vivono gli altri, e quindi quando bisogna accompagnare gli altri in questa decisione è molto difficile. Qualcun altro dice che bisogna stare nei panni degli altri
e vivere e sentire con i suoi occhi, vedere con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie, gustare con le sue capacità gustative. Ecco, forse un biotestamento o un patto che, dicevamo con l'avvocato, civico forse e comune nello stesso tempo, che forse può unire questi due modi diversi di vedere una norma che nasce da contesto, diceva l'avvocato, e una norma che nasce invece dal diritto soggettivo, interiore. Quindi è un grande passo avanti che anche nel campo della religione, delle religioni che noi conosciamo, forse rappresenta davvero un momento civile avanzato, nonostante insomma siamo un po' preoccupati di tutto quello che accade. E la forza di Welby, quella di individuare questa tappa ulteriore della sua resilienza, di trovare un obiettivo, quello del raggiungimento di un diritto, di una accettazione, di un riconoscimento di un desiderio soggettivo, e quella tappa ulteriore di forza, di autoenergia che si è rigenerata ancora anche in un momento così difficile e che già era stato elusivo. Quindi una norma di questo genere rappresenta sempre questo confine su cui ragionare per capire quando è il momento di andare, di buttare ancora il cuore oltre l'ostacolo, quando invece è il momento di dire fine perché il dolore è troppo forte e diventa inumano. Grazie. Se qualcuno vuole ancora intervenire, è liberissimo di farlo, altrimenti io vi infliggo due ultimi minuti a testa di intervento su qualche cosa che volete dire, su qualche cosa che magari non è stato toccato o che volete sia affrontato meglio. Farei il giro all'inverso, quindi partirei da padre Nando, anche perché molti degli interventi del pubblico credo che lo abbiano stimolato, quindi non aggiungo io ulteriori stimoli, mentre ne avrò per gli altri due relatori, le altre due relatrici. È stato molto bello l'intervento del medico di Cassoli, perché una bellissima cadellata, bella allora. Tra l'altro, quando ero studente mi colpì molto Catone, infatti facendo un tema, no? Su quella famosa frase, libertà va cercando che si cala, come chi per lei mica follia. Ma quello che mi colpisce questo intervento è quello che mi ha colpito anche di Volpe quando ha presentato il libro della Maraini, perché lui faceva proprio questo, mi ha colpito proprio questo ragionamento, diceva noi siamo, dobbiamo comunque morire, cioè siamo mortali, no? Quindi perché prolungare, ovviamente lui si riferiva a una vita di sofferenza, no? Questo ci fa capire proprio che in effetti se riduciamo la nostra vita a un concetto di mortalità, la sofferenza non ha più motivo di starci. Tra l'altro è interessante che anche nella Bibbia, perché nella Bibbia il concetto di felicità dopo la morte non è un concetto che viene subito, è un concetto molto graduale. Nei primi libri della Sacra Scrittura l'oltretomba è considerato abbastanza nefasto come l'ade, e quindi è interessante che quando Adamo diventa mortale, ovviamente qui entriamo anche nel linguaggio, diciamo, teologico simbolico, ma quando Adamo diventa mortale la sofferenza diventa un male, cioè quella che sarebbe stato un limite diventa un male. Invece quello che diceva la dirigente è interessante, è quello che dicevamo all'inizio, la difficoltà che noi abbiamo quando dobbiamo dare una risposta puntuale, perché vedi, qui siamo tutti più o meno, ci sentiamo sicuri, no?
a un break che a me che padre è venuta una mia parrocchiana, però, e alla, era la cui mamma avevano in bocca, volevano mettere la pelle. E lui mi ha detto, io ce ne sono trovato in difficoltà a rispondergli, perché quando noi guardiamo il caso concreto è chiaro che le situazioni diventano un po' più difficili, no? E quindi è vero che la difficoltà nasce proprio da qui, che c'è per tutti noi un momento quando capiamo che è arrivata l'ora, come Giovanni Paolo II, che lui mi ha ben accettato di cure, però a un certo punto ha detto lasciatemi tornare al pane, no? E che in quel caso ulteriori interventi sarebbero stati sproporzionati, inutili e addirittura gravosi. Però ecco, volevo finire con questa percezione. Quando sentiamo parlare i medici, e quindi anche la dottoressa che ha curato questa legge, la percezione è molto chiara, cioè il medico è un po' un parente. Io dico sempre ai miei amici o ai miei parrocchiani, quando voglio studiare medicina, dico sempre voi, la vostra non è una professione, è una vocazione, perché il medico e il sacerdote sono è vero, sono molto simili, diciamo. Però il medico, quando noi pensiamo al medico, pensiamo a una persona che vive come sconfitta la morte, ma che nello stesso tempo si preoccupa di fare di tutto perché il malato sia nelle condizioni migliori. E quindi certamente, ripeto, questa legge ha anche i suoi limiti, ma certamente dietro c'è un criterio che va salvaguardato, che è quello di tutelare comunque il malato, e di tutelarlo in modo che possa essere cosciente delle cure alle quali va incontro, e quindi anche essere cosciente poi delle scelte. Anche questo intervento ha aperto, come dire, nuovi panorami che andrebbero tutti esplorati, compreso l'atteggiamento del medico, era stato già affrontato in precedenza dal punto di vista formativo, di questa formazione che manca, perché come medici siamo educati sostanzialmente a un paradosso, cioè a tentare di sconfiggere in ogni modo la morte, e sapendo perfettamente, essendo tutti perfettamente coscienti, che questo non è possibile. Mi viene in mente, da appassionato di cinema, una scena meravigliosa del settimo sigillo di Ingmar Bergman, la partita a scacchi con la morte, dove non è possibile vincere quella partita, ma si fa l'impossibile perché questo accada. E non vi dico come va a finire la scena per non svelarvi il piacere di vederla. E passiamo alle ultime due parole, insomma, se vogliamo restare siamo liberissimi di farlo. Io concederei l'onore della conclusione a Mina, e quindi la prima parola legata alla seconda e presente proprio nella locandina dell'evento, la prima parola è scienza, e l'altra è coscienza, che toccherà a me. Ma Maria, da dottoressa, da radiologa, da scienziata, ci parlerà di cosa è la scienza in questo frangente. Allora, uno dei nodi della legge, sapevamo che sarebbe venuto fuori, è idratazione e nutrizione. Ed è toccato a me presentare l'emendamento che avrebbe spaccato, ed è sull'articolo 1, e dice questo, che per la idratazione e la nutrizione ci vuole il consenso informato.
ed è semplice, è immediato. Ho messo la fotografia perché si capisca cos'è l'idratazione e cos'è la nutrizione. E la nutrizione è un buco nella pancia, l'idratazione è l'incannulazione di una vena centrale della giugulare. Questi atti non vengono fatti da medici qualsiasi, vengono fatti da specialisti, il più delle volte sono i rianimatori e i chirurghi che fanno questi interventi. Capite bene che se dobbiamo chiedere un consenso informato per fare una plebo, per quegli atti il consenso informato è obbligatorio per le conseguenze, per le potenzialità di cura, per l'invasività dell'atto. Averlo messo nel primo articolo, cioè la necessità del consenso informato, ha poi fatto andare liscia la parte del decidere ora per allora. Io sulle DAT posso scrivere che qualora non ci sia per me più speranza di guarigione, che questi atti terapeutici per me risultino e per quel caso risultino troppo gravosi, io ne chiedo o la rinuncia o la sospensione. Io, se sono consapevole, sono cosciente, il mio fiduciario per me, se io ho lasciato delle disposizioni anticipate di trattamento. Andiamo avanti. Andiamo ancora avanti. La sedazione, l'altra parte in cui viene fuori la scienza in questa legge. La sedazione palliativa profonda. Non si muore di sedazione palliativa profonda, si muore per la malattia. La sedazione è un'altra cosa, viene somministrato un farmaco che è nello stesso tempo analgesico e depressore dello stato di coscienza. Non è un farmaco per morire. Il paradosso è che nel tempo i pazienti sedati vivono più a lungo, poco più a lungo, dei pazienti non sedati, già con la dispnea o con il respiro terminale. La differenza tra un farmaco sedante e un farmaco eutanasico è che per l'eutanasia si usano i barbiturici ed è un farmaco con l'obiettivo di dare la morte. Quando si fa la sedazione c'è necessità del consenso informato, c'è la necessità di una disposizione anticipata. Nel caso di una malattia come la SLA, che richiede una relazione e che è normata dall'articolo successivo sulla relazione di cura, praticamente con il proprio medico si parla del futuro e ci si dice: ma se succede questo, tu che vorresti? E ovviamente il medico a questo patto di cura ci sta, e se non ci sta, cioè se obietta al paziente, ha il dovere di dirlo prima, ma non per la relazione medico-paziente, per quella relazione umana per cui la parola data vale ancora. Questa è la parte scientifica di questa legge: sedazione palliativa profonda e idratazione e alimentazione, il tutto sempre con il rispetto del malato, con l'assenza del delirio di onnipotenza da parte dei medici e con un passaggio che separa il disporre del proprio futuro dalle scelte di eutanasia. Generalmente si parlava, a me mi è venuto spesso da sorridere, il mio nome è napoletano, io pensavo a mio nonno in questa serata sarebbe stato con le mani nelle tasche a fare gli scongiuri, e a mio padre, capoarchivista, che per una vita rientrando a casa diceva: oh, lì sì chissà morte. Questa familiarità con i termini
praticamente mi ha portato a una relazione con questi temi che è estremamente serena, che è quella che non mi fa rifiutare l'idea che su un epitafio, su un manifesto, piuttosto che un giro di parole per dire si è serenamente spento, è venuto prematuramente a mancare, ha lasciato l'affetto dei suoi cari, si possa scrivere, è morto. Ecco, con un semplicissimo esempio, questo dell'immagine di cos'è alimentazione e idratazione artificiale, Maria ha riassunto decenni di dibattito, a volte ideologico persino, intorno a questa questione, se fosse cura o no quell'atteggiamento lì. E per dire che la scienza non è la verità è un concetto, come sapete, che attiene alla teologia, per esempio. La scienza non si pone il problema della verità. La scienza si pone il problema della conoscenza, e la conoscenza è in quel momento, in quel luogo. Prima Costanza citava l'esempio che è accaduto in un determinato luogo e che forse in un altro luogo avrebbe avuto altre soluzioni, anzi sicuramente. Per dire che la scienza si applica in un determinato contesto, ma questa scienza richiede un temperamento, che è quello della coscienza, ed è sulla coscienza appunto che io interpello Nina Welby a chiudere con le sue parole questa serata. Quindi competi proprio quello più difficile. Assolutamente sì. Sì. La coscienza, cioè sapere, conoscere che andiamo verso la fine, e quindi ogni persona, noi ci avviamo tutti verso la fine, non sappiamo quando, non sappiamo come, dove. Io quando vado via di casa mi giro, poi guardo l'immagine di Piero, torno? Non lo so, non si sa mai. Perché può succedere qualsiasi cosa in viaggio, ma mi può succedere pure di notte, che la mattina non mi sveglio. Quindi io in coscienza devo veramente dire, mi addormento sempre tranquilla, quindi anche vado via di casa, non ho mai paura né di che andiamo in un burone con l'autobus o che il treno scoppi qualche cosa. Quindi per me è già nel mio pensiero incluso il finire. E credo che questo finire era anche coscientemente continuo nella nostra vita, tra Pier Giorgio e me. Lui lentamente si stava preparando, perché se io guardo per esempio il suo sito, il suo blog, eccetera, il suo forum, lui faceva sempre ricerca sul finire, e un suo filosofo preferito era Gadamer, appunto, perché poi proprio la parola abbiamo diritto di morire perché siamo uomini. Quindi una volta, anche nell'antichità, darsi la morte era una cosa di coscienza. E mi ha risvegliato il dottor Vasalli prima moltissime parole che aveva ripetuto anche per Giorgio, e mi sembrava proprio di sentire qualche cosa nel sottofondo di Pier Giorgio, davvero. E mi ha portato a ricordare quella persona che io ho accompagnato in Svizzera. Lui avrebbe potuto ancora soffrire a casa, fumando la cannabis, quello che faceva per attutire i suoi dolori,
ma per lui quel vivere non era più dignitoso. Per lui. Io forse avrei ancora continuato, non lo so. Ci sono persone che lo fanno, che vogliono ancora vivere, anche soffrendo, prendendosi proprio anche la sofferenza, anche senza credere, non hanno una fede particolare, ma credono in se stessi, nel vivere, vogliono vivere e cercano di fare di tutto. Davide, che io ho accompagnato, ha detto adesso basta, aiutatemi. Andare in Svizzera è una cosa veramente dura, molto dura. Io da credente ho pensato molto bene di prendermi questa cosa volontariamente sulle mie spalle, sulla mia coscienza. E non mi sono sentita la coscienza sporca, assolutamente no, perché sentivo questa grande sofferenza in quest'uomo che non avevo conosciuto. E quando io in una lettera gli confessai che l'avrei accompagnato, lui era felicissimo. L'ho accompagnato, ci siamo fermati tante volte per strada, 6 volte, abbiamo impiegato veramente tante ore, perché stava veramente malissimo. Ma quando eravamo arrivati, lui dice adesso posso andare in vacanza, finito il dolore, dolore, basta dolore. Perché poi per lui non c'era soltanto il dolore fisico, ma era un dolore esistenziale, e quello credo sia una cosa molto più grave, molto più profonda, che è difficile poi ancora lenire e aiutare a supportare. Io adesso appartengo anche a un tavolo di lavoro con gli psicologi, non sono psicologo, non sono nulla, sono soltanto una persona che ha contatto con persone che si rifugiano a me o l'hanno fatto. Quindi io porto esempio, porto e chiedo, perché trovo delle cose che secondo me sono non più superabili con nulla. Forse qualche medico può trovarlo ancora, forse ci sono, e lì in quel gruppo ci sono anche curatori di cure palliative, e dobbiamo vedere insieme se troviamo qualche cosa per non arrivare a una legge sull'eutanasia. Ma io credo che questo sia molto, ma molto difficile. Intanto in Svizzera, per esempio, c'è, non è una legge, perché l'eutanasia in Svizzera è proibita, è un crimine, come qui da noi, uguale. Da noi però c'è anche il crimine di aiutare il suicidio assistito, il suicidio. Se io aiuto una persona a suicidarsi, come io ho fatto, io sono, infatti, io mi sono autodenunciata per togliere questa spina di questa legge del 580, il codice penale, codice Rocco del 1930, che è secondo noi anticostituzionale. Perché lì per il malato non c'è proprio speranza di poter ancora essere lenito, di poter fare qualche cosa per una vita dignitosa e per una morte dignitosa. Noi vogliamo che questa persona venga aiutata, possa essere aiutata da un medico. Quindi la legge deve essere cambiata, secondo me, secondo Marco Cappato, che ha aiutato DJ Fabo. Il nostro processo sarà il 22 ottobre, il giorno dopo ci sarà il processo alla Corte Costituzionale su Cappato, appunto sul suo processo, e poi vediamo che cosa dice la Corte Costituzionale, altrimenti dovrà pensarci il Parlamento. Ecco, la coscienza mia io la rimetto veramente davanti a tutti voi,
Io non mi sento sporcata, l'ho fatto in una settimana santa e per me quello era una via crucis. Ho portato quest'uomo veramente sul Calvario, dove poi lui ha potuto avere la morte sua dignitosa, dove lui si è autosomministrato l'ultimo goccio di vita, insomma l'ultimo volere, l'ultimo atto di vita, di morire. Questo per me è il suicidio assistito in questo caso. Quando non ci sono più altri mezzi, io credo che proprio il morire è l'unica cosa che può ancora aiutare il vivere. Ecco, questo è secondo la mia coscienza la cosa giusta. Poi ognuno ha la coscienza per sé e deve viverla come la sente, anche davanti al Padre Eterno, come faccio io e l'ho fatto adesso davanti come una peccatrice pubblica. Io l'ho detto una volta anche a un prete, dice: io non ho nulla da assolverti. Io non ho nulla da aggiungere, considero le parole di Nawelby una degnissima conclusione di un bel pomeriggio, e se qualcuno dei relatori vuole dire qualcosa, se un esponente di Luce Lab ha qualcosa da dire, io ringrazio tutti, penso che possiamo chiudere così. Grazie. Thank you.